Adesso pensavo di passare l'aspirapolvere in soggiorno e poi lavare la porta e il pavimento. Ho i conati di vomito. Sono andato a comprare questo pennarello indelebile permanente della Stabilo. Non è una cosa illegale, tanto è uno scherzo. Welcome, io sono Pierre e oggi è una splendida giornata di sole e fa anche caldo. È una cosa meravigliosa. Fatalmente quando sono uscito, vabbè, per venire qua non ho messo la giacca, ma per portare i ragazzi sono uscito solo così in felpa e avevo caldo e fa talmente tanto caldo che ci sono persino le farfalle. Una cosa meravigliosa. Ci sono tutti i colori dell'autunno, le farfalle, è una cosa stranissima, comunque una bellissima giornata. Domani danno pioggia, quindi ho spalancato tutto. E ho controllato, allora, la macchia lassù un po' si vede, non troppo, però un pochino si vede. Adesso pensavo di passare l'aspirapolvere in soggiorno e poi lavare la porta e il pavimento. Un attimo di pausa perché mi ero dimenticato che anche in soggiorno non avevo pulito il termosifone. Non ti dico quello che ho tirato fuori da quel termosifone. Ho i conati di vomito. Cioè, assurda, una cosa assurda, c'è la pressione della roba da mangiare. Io dico, quella in teoria mi ha sempre detto la proprietaria che era la camera da letto. E in automatico, come fa a esserci roba da mangiare nel termosifone se è una camera da letto? Vabbè, adesso riprendo. Ok, adesso spruzzo lo sgrassatore su tutti i battiscopi in modo che poi mi venga via con la spatola più facilmente il bianco e mi metto poi a lavare tutta la porta come ho fatto ieri, quindi stesso identico procedimento e anche in questo caso è venuto via tantissimo sporco. Poi mi metto a ritoccare sia in soggiorno, perché pulendo sia la porta che il termosifone ho sporcato, ma già che c'ero, lo faccio anche nell'ingresso, ritocco con il bianco, visto che i muri erano un pochino sporchi. Con Karen, tramite la spazzolina, passo sia tutti i battiscopa del soggiorno che anche le fughe di tutto il pavimento. Sì, mi sono fatto tutte le fughe così perché ho preferito, in modo da non farlo con la spugna tutta a mano. Ho fatto solo con quello, sicuramente da rifare. E infine ho passato sempre il panno di Karen. Ho finito, o meglio, non ho proprio, diciamo che ho tolto il più grosso, comunque sia. Qui c'è tutta una piccola parte di rumenta che ho tirato fuori dal termosifone e lì c'è il panno che butterò via, non te lo apro perché mi fa estremamente schifo, quindi assolutamente no. Poi ho pulito la porta, non avevo il panno spugna uguale a quello di ieri, quindi ho utilizzato questo panno qua che è più o meno simile ed è marrone. L'acqua del risciacquo è marrone. Questo qua è il panno che ho usato per lavare il pavimento che è marrone. E non ho neanche pulito bene bene, ho dato una passata veloce. Ma ho il telefono completamente scarico e ho dimenticato ovviamente il caricabatterie insieme ai canovacci. E quindi corro a casa. Rieccomi, allora sono arrivata a casa, ho fatto la doccia, poi sono uscito perché sono andato a comprare questo pennarello indelebile permanente della Stabilo, questo qua, a punta fine. E l'ho preso in edicola 1,70 euro, credo che il prezzo sia standard dappertutto. Comunque viene classificato F perché non so, usano le lettere. Difatti gli ho chiesto quello con la punta più fine possibile. E mi serve per il regalo di scherzo. Come ti ho detto ieri, lo volevo rifinire. E difatti sulla scatola, visto che non ho intenzione di metterci nulla ma di lasciarla così, c'è
voglio, tra virgolette, taroccarla e quindi ho disegnato male perché l'ho ricalcato dal telefono e mi ballava tutto il foglio. Comunque, ho ricalcato il simbolo di Giorgio Armani, che non c'entra niente con l'Emporio Armani, perché l'Emporio Armani ha questo simbolino qua, ma io non riesco a fare l'aquila. È troppo difficile, questa qua è un po' più semplice. Quindi ho intenzione di farla in centro alla scatola sul coperchio, quel simbolo lì. Ovviamente, cioè, si vede che poi è fatto a mano, nel senso, sono cose che non si fanno, ma è uno scherzo, quindi non sto facendo nulla da rivendere, quindi non è una cosa illegale, diciamo così, lo faccio poi sicuramente, o mi restituisce la scatola, io la butto via, o la butta via direttamente la persona che riceve il regalo, non è un problema. Ho ricalcato perché cerco poi di centrarlo alla scatola e con una penna semplicemente ricalco il simbolo in modo che mi rimanga un po' segnato sulla scatola e poi con l'aiuto dello scotch cercherò di fare una cosa, cioè un cerchio perfetto, adesso vedremo. Sì, ok, potevo uscire meglio, però fa niente, più o meno ho fatto qualche piccolo errore, poi te l'ho detto, ho preferito, cioè alcuni errori li ho fatti volutamente, perché comunque sia preferisco che si veda che non sia originale, ecco. Adesso passiamo a questo di pacchetto, perché in effetti non mi piace. Quindi ho deciso che tengo la carta perché la carta mi piace, il pacchetto ormai è fatto, non c'ho voglia di rimpacchettarlo. Questo qua lo togliamo, tanto era solo così, e farò tipo un tono su tono, userò questo, quindi verrà ancora più naturale, mettiamolo così, un effetto naturale. Ecco qua, così più o meno. Pacchetto fatto. L'altro pacchetto è fatto. Vabbè, tanto è uno scherzo. Sono esausto. Pulire quel soggiorno è stato proprio un'impresa allucinante. Oltretutto oggi volevo ripassare anche il pavimento dell'ingresso, invece. Poi figuriamoci con il bagno, non ho più continuato niente, devo assolutamente dare quel protettivo. Speriamo prima o poi di riuscire. Comunque sia, se ti è piaciuto questo video, lasciami un like di supporto, ne ho bisogno. E se hai qualche commento o consiglio, scrivimi qua sotto. Se sei un nuovo iscritto o una nuova iscritta, lasciami un commento che ti do il benvenuto. Intanto ringrazio tutti quelli che si sono iscritti in questi giorni, vi ringrazio tantissimo. Ma se per caso non sei ancora iscritta o iscritto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche in modo da non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye!